Enuma Elish. Introduzione. L'Enuma Elish è un poema teogonico e cosmogonico in lingua accadica, appartenente alla tradizione religiosa babilonese, che tratta in particolar modo del mito della creazione, la teomachia che diede origine al mondo come lo conosciamo, e le imprese del dio Marduk, la divinità puliade di Babilonia. Questo poema prende il nome dalle prime frasi incise con caratteri cuneiformi e significa «quando in alto». Veniva recitato o forse anche cantato. Gli ultimi versi lo definiscono il canto di Marduk, che ha incatenato Tiamat e si è impadronito della regalità. Durante le festività della Kitu, la festa d'inizio del nuovo anno, del mese di Nissanu, e specificatamente il quarto degli 11 giorni di durata della festa. L'opera, le cui origini sono sconosciute, risale probabilmente a Nabucodonosor I, quarto re della cosiddetta seconda dinastia di Isin, che regnò tra il 1125 e il 1104 a.C. La sua scoperta è da porsi nel 1875, a opera dell'assirologo britannico George Smith, 1840-1876. Successivamente è stata scoperta anche una copia nella biblioteca di Assurbanipal, 668-631, a Ninive, dove il nome del dio Marduk è sostituito da quello di Assur, oltre ad altre varie copie per lo più parziali. L'Enuma Elish si compone di 7 tavolette di circa 150 versi ognuna, per complessivi 1100 versi circa. Da notare, elemento di grande rilievo, che tutte le copie giunte a noi corrispondono esattamente nella loro stesura sia nel testo che dal punto di vista grafico, il che denuncerebbe, secondo gli studiosi Jean Bottero e Samuel Noah Kramer, la grande importanza che possedeva questa opera per la cultura religiosa babilonese. Di evidenza anche il fatto che quando gli scribi assiri riportarono tale opera nelle loro versioni, manterranno il testo inalterato, pur modificando il nome di Marduk, dio puliade di Babilonia, con Assur, dio puliade dell'omonima capitale. Le tavolette sono oggetto di studio fin dal loro ritrovamento e rappresentano una fondamentale testimonianza della cultura sumera. Grazie a studiosi come Wilfred George Lambert, George Smith, Peter Jensen e molti altri, è stato possibile decifrare e apprendere quale importante significato nascondono questi antichi reperti. Numerosi sono poi stati gli interventi di accademici rinomati come Philip Talon, Tommaso Ciambellano, James Pritchard, Luigi Cagni, Mario Liverani, che ne interpretano il significato sotto un profilo religioso e culturale. Come spesso accade però, importanti scoperte come questa tendono a rimanere esclusivamente negli ambienti di dotti e illuminari, esageratamente allineati a un certo tipo di ricerca fin troppo settoriale. Sebbene le concomitanze storiche e cronologiche di eventi ben noti anche ai redattori dei grandi libri sacri quali la Bibbia, il Corano, i Veda, il Mahabharata siano palesi e le implicazioni religiose e filosofiche si sovrappongano con frequente ricorrenza, la vista d'insieme di questi antichi scritti risulta assai frammentaria. Grazie però all'intervento di una nutrita parte di studiosi meno influenzati dall'ambiente prettamente accademico, riusciamo oggi ad avere un quadro d'insieme più omogeneo di quello che è presumibile dedurre da questi antichi ritrovamenti. Zecharia Sitchin, Michael Tellinger, Graham Hancock, David Icke. Fortemente osteggiati ed etichettati pseudoscienziati dagli accademici ufficiali, come se i loro titoli di studio, benché conseguiti nelle stesse università degli altri, pare valgano meno, hanno osato dare una nuova lettura alla storia del mondo, introducendo la controversa teoria degli antichi astronauti, ossia di antichi visitatori che dallo spazio scesero sulla Terra e avrebbero determinato la nascita e la creazione dell'essere umano e della nostra civiltà. La teoria degli antichi astronauti, oltre ad essere apprezzata in numerosi ambienti, ha anche il merito di aver risvegliato un nuovo interesse nei confronti di una storia che aveva preso ormai una deriva quasi del tutto evoluzionistica e aver suscitato interesse per un nuovo slancio alla ricerca delle origini dell'uomo. L'Enuma Elish, nonostante tutto, rimane un testo fondamentale e che non cesserà nel tempo di dare nuovi risvolti alla ricerca nella sua poetica ricostruzione delle origini del mondo.